Oh, finalmente poracci, siamo tornati alle care vecchie abitudini, dove mi azzeccate i giochi al volo. Il Mr. YouTube Poop, credo, è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta più sbagliata è in realtà una domanda, una cosa che mi ha fatto troppo ridere, anche se non c'entra niente. The Ant Grey chiede di chi sia figlio il combattimento di Xenoblade 3 e Luca risponde correttamente, sbagliando però. Lo sanno tutti che il padre è Hollow Knight, no? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove non solo si parla di videogiochi, ma li si tocca con mano. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima da 5 stelline su 5. Parleremo di un vero e proprio miracolo in arrivo su Nintendo Switch, dell'approdo del nuovo PlayStation Plus in Europa che con sé porta qualche problemino, e anche dell'annuncio più o meno di un sequel che non dovreste assolutamente sottovalutare. Prima di iniziare però vi invito a non abbandonare le speranze per un Nintendo Direct e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link sono in descrizione. Io ho detto tutto e iniziamo, no? Partiamo con qualche notizia al volo e comincerei proprio dall'angolo della poracciata, il segmento dove mettiamo in evidenza i migliori sconti in circolazione, un classico dell'informazione amato da grandi e piccini. Mentre aspettiamo che Steam attivi i saldi estivi, abbiamo ora la lineup completa dei giochi del Game Pass di giugno e devo dire che anche questa volta il catalogo accoglie dei titoli molto sfiziosi. La Shadowrun Trilogy per me è la cosa più interessante, anche perché ho letto di un porting per Switch non uscito nel migliore dei modi. Poi sono sicuro che qualcuno un giretto su Far Cry 5 se lo farà sicuramente, anche se temo che ormai in tanti abbiano raggiunto il punto di saturazione con la serie di Ubisoft. Comunque tra sportivi, strategici e battle royale di dubbio gusto, direi che anche questo mese è promosso. E visto che ci siete, date anche un'occhiata agli sconti attivi sul PlayStation Plus. Tra gli oltre 400 titoli in offerta ci sono dei nomi abbastanza interessanti. Negli ultimi giorni si è alzato un vero e proprio polverone per quanto riguarda Knights of the Old Republic 2 su Switch, perché la remaster del famoso GDR a quanto pare presenta un bug che non permette di completare il gioco. Infatti, dopo una specifica cutscene, il gioco si blocca e crasha. Aspyr non solo ha riconosciuto l'esistenza del problema, ma ha anche promesso l'arrivo di una patch nel più breve tempo possibile. Intanto però gli sviluppatori consigliano di ricorrere ai cheat per proseguire all'interno del gioco. Giuro che nella FAQ ufficiale di KOTOR 2 viene spiegato come attivare i trucchi e saltare una porzione dell'avventura. Direi una soluzione poraccia al 100%. Prima di chiudere vi segnalo che ieri è uscita, solo in Giappone, una demo della Collection di Klonoa che consente di giocare qualche livello sia dal primo che dal secondo episodio della serie. La versione di prova è disponibile su tutte le piattaforme, ma per ora è un'esclusiva del suolo nipponico. Speriamo che a breve Bandai decida di portare anche da noi la demo, perché per quanto riguarda luglio, Klonoa per me è un acquisto obbligatorio. Voi siete in hype per questo ritorno storico? Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Finalmente abbiamo delle informazioni riguardanti l'ennesimo porting impossibile su Nintendo Switch. Le news riguardano No Man's Sky e ancora una volta i ragazzi di Hello Games sono riusciti a cogliere tutti quanti di sorpresa. Durante il direct di febbraio l'annuncio dell'arrivo di No Man's Sky su Switch è stato accolto con parecchio scetticismo. Non solo c'erano forti dubbi sulle capacità hardware di Switch che difficilmente sarebbe stata in grado di gestire il mastodontico universo procedurale di No Man's Sky, ma vista la totale assenza di informazioni a riguardo, un po' tutti credevano che gli sviluppatori sarebbero ricorsi alla tecnologia del cloud. In fondo abbiamo visto come il gioco in streaming è una soluzione che fa sempre più gola ai publisher, anche se nella maggior parte dei casi le infrastrutture sono ancora troppo acerbe per garantire delle esperienze di gioco ottimali. Però i trailer di presentazione di oggi hanno smentito tutte le speculazioni. No Man's Sky girerà nativamente su Switch, ovviamente con i dovuti compromessi, e già dai filmati catturati in modalità portatile si nota un vistoso pop-in, un framerate di certo non fisso a 60 fps e anche una risoluzione dell'immagine non ottimale.
Però l'idea di essere riusciti a trasportare un titolo così ambizioso sull'ormai vecchiotta Switch è una prospettiva impressionante e anche un traguardo tecnico non da poco, a dimostrazione che con il giusto impegno si può ancora tirare fuori qualcosa di buono da Switch. E le buone notizie non finiscono qui, eh? Il gioco è stato leggermente rimandato, ma uscirà il 7 ottobre e sarà accompagnato da una release fisica che comprenderà tutte le espansioni che nel corso degli anni hanno corretto ed arricchito un gioco che al lancio era completamente diverso da quello che è possibile giocare oggi. Tutte le espansioni, tranne ovviamente quelle che rimandano al gioco in VR. Però, comunque, mettetela così. Su Switch potremo esplorare un universo immenso senza caricamenti tra esplorazione spaziale e atterraggio sui pianeti, mentre su Starfield... Poracci, infine, per noi europei è giunto il P-Day, che non sta per Poro Day, ma per PlayStation Plus Day. E sì, questa cosa l'ho appena inventata. Il nuovo servizio in abbonamento è stato lanciato anche nel vecchio continente e ci sono un po' di dettagli di cui discutere. Io intanto vi dico che ho riconvertito i pochi giorni di Plus annuale che mi rimanevano nel tier massimo per vedere un po' come mi trovo con la nuova offerta di Sony. Ah, e purtroppo ci sono dei micro scatti nel footage, ma non è né colpa dell'emulazione né della PlayStation, è più che altro la mia scheda di acquisizione che sta dando dei problemi, perdonate. Comunque, vi ricordo che il livello base è sostanzialmente il corrispettivo di quello che era il Plus prima, il livello intermedio è una sorta di ibrido tra il Plus e il Now e mette a disposizione, sia per lo streaming che per il download, anche un ampio catalogo di giochi PS4 e PS5, e poi c'è il Premium, ovvero il tier che garantisce l'accesso anche allo streaming dei giochi PS3, a delle versioni di prova a tempo di alcuni titoli del momento, e anche a un vasto catalogo di classici ripescati tra PlayStation 1, 2 e PSP. Basto, almeno in teoria. Perché ora non voglio dilungarmi troppo sull'effettiva bontà di questo nuovo servizio, però diciamo solo che Nintendo non è l'unica a non essere riuscita a proporre un abbonamento completo dal day one. Il nuovo PlayStation Plus presenta sì tante cose interessanti sulla carta, ma per ora il catalogo, in ogni sua sfaccettatura, è veramente troppo ristretto, soprattutto per il costo a cui viene proposto. Però allo stesso modo, tocchi di classe come la presenza dei trofei sui titoli PS1 o la possibilità di modificare qualche parametro dell'emulazione sono feature ben accette. Tra l'altro, come avevamo immaginato, si è presentato in Europa il problema delle versioni PAL. Gli utenti europei hanno infatti accesso esclusivamente alle versioni a 50 Hz dei titoli che venivano riconvertiti dall'NTSC americano e giapponese, il che significa giochi più lenti e peggio ottimizzati rispetto alle altre versioni. Però volete mettere, abbiamo il doppiaggio in italiano. Tiè, senti che perla. Senti, è successa una cosa terribile. Sei andato indietro nel tempo con l'incidente di prima. Comunque Sony ha promesso che ben presto verrà aggiunta la possibilità di scegliere quale versione giocare tra 60 e 50 Hz. Speriamo che la cosa venga risolta il più velocemente possibile. E voi poracci fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo Plus e a quale tier vi abbonerete. E chiudiamo poracci con una notizia che si sono filati in pochissimi ma che a me ha reso super felice. Se siete amanti di giochi indie e Metroidvania, abbiamo la conferma di un seguito che, in confronto, guarda, Silksong, spostate proprio. Forse vi ricorderete di me, o del signor Testa di Cubo, per la seminale recensione di Ender Lilies, un video che ha spaccato in due l'internet, diventando uno dei fenomeni virali del 2021. Più o meno. Per chi si fosse perso per strada questo indie, per me si è trattato di uno dei giochi più interessanti dell'anno scorso, una vera e propria lettera d'amore al genere dei Metroidvania, che sapeva racchiudere dentro di sé tantissime suggestioni provenienti dai mostri sacri del settore. C'era insomma tanto Hollow Knight, ma anche Castlevania, qualcosa di Metroid e un sacco di Loli. Ora, per festeggiare un anno esatto dall'uscita del gioco, il profilo Twitter ufficiale di Ender Lilies ha postato una foto apparentemente innocua, ma che in realtà conteneva un messaggio in codice segretissimo. Non so come, ma c'è chi è riuscito a decifrare questo enigma e a quanto pare uscirebbe fuori la frase Ender Lilies Next Project. Non ci è dato sapere a cosa faccia riferimento questo prossimo progetto. Potrebbe trattarsi di un seguito a tutti gli effetti o magari di un DLC, ma l'invito è quello di continuare a tenere d'occhio la pagina social per futuri sviluppi. Insomma, per me questa è una grandissima notizia, anche se probabilmente dovremo aspettare un bel po' per un eventuale seguito. Voi poracci siete in hype? Guardate, se non avete mai sentito parlare di Ender Lilies, vi consiglio caldamente di recuperarlo, in particolare se siete amanti dei Metroidvania. Non ve ne pentirete.
parola di poro. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e basta. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sky, Michele Lilis. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Professor.